Nel mezzo, vediamo nel mezzo. Sono nel mezzo illuminato. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Sicuramente sarete ad un corso perché oggi è, vediamo, oggi è sabato e sicuramente se sei un networker utilizzi questo weekend per formarti. Di solito i networker lo fanno sempre e volevo lasciarti un messaggio veloce da interiorizzare oppure da mostrare direttamente a persone importanti che conosci. Perché? Perché chiaramente chiunque di noi ha detto ai lavori del network marketing, appena è entrato in questa industria, ha fatto un pensiero e basta. Se entra lui, chi l'ha fatto? Come dire, se entra lui, no, no, è che, cioè, io ero già diventato ricco il primo giorno con i se entra lui. Perché lo facciamo ovviamente? Perché se siamo persone normali, comuni, non, la prima cosa, il primo presupposto del pensiero se entra lui è che tu non senti in grado di farlo da solo. Perché uno che è in grado, si sente centrato, carismatico, è giusto e vincente, non pensa se entra lui, dice se entro io. E quindi il presupposto è insicurezza personale. E qui arriva, no, la scorciatoia, se entra lui. No, lavorare su di me, bah. Ma no, non ha senso lavorare su di me e fare di me la miglior versione di me stesso con abilità, mentalità e leadership sviluppata all'ennesima potenza. Quello no. Ma se entra lui, è vero? Ma se entra lui, bene, ci sta, l'abbiamo fatto tutti. E io voglio proprio parlare a quel lui, perché c'è un motivo se tutti all'inizio pensano se entra lui, un profilo con determinate caratteristiche è sicuro che guadagni nell'industria del network marketing, anche nei Ponzi. Io distinguerò da ora in poi sempre la differenza fra network marketing e Ponzi. Network legale riconosciuto dalla legge, la gente riesce ad avere dei risultati. Non ho detto diventare milionario, dei risultati. Ponzone è illegale, va in galera, quello che è successo a Wancoin ieri e che ha messo dentro tutti. Ok, quindi lo differ ma un profilo con determinate caratteristiche funziona anche nei polsoni e sicuramente nel network sano. Perché? Perché chiaramente è un'attività, l'ho detto mille volte in mille video, basata sulla leadership. E la leadership è influenza, che non è la tosse o la febbre, ma è la capacità di influenzare le persone, di comandare, di decidere, di farti seguire, chiamatela come volete. E se una persona ha successo, è comunque in grado di influenzare delle persone. Più sei di successo, più sei influente. Cioè, influenza più la cerchia di persone coinvolte dal tuo pensiero e dalla tua direzione è grande, giusto? Quindi, sostanzialmente, che tu venda il mio frullato, che tu venda questo bicchiere di cristallo, se sei influente, sei influente, guadagni, punto. La gente ti segue, non è il prodotto, non compro il prodotto o il servizio, compro te. Quindi lui. Cioè, allora, potete ragazzi, voi networker che guardate questo video, potete o imparare le cose e andarle a dire, oppure maturare le vostre convinzioni su queste cose e poi andare a lavorare da solo, o taggare il lui in questo video. E io mi rivolgerò in prima persona a lui. Quindi lui, se ti cercano in queste industrie, perché tu puoi avere delle, è perché tu hai sicuramente le potenzialità per far bene qua. E sto facendo questo weekend un corso di formazione, dove il relatore è bravissimo, cazzo, mi ha stregato, mi ha stregato. Lo guardo così. Bravo. Sono completamente imbambolato da questa persona. E mi è arrivato in mente un pensiero prima guardandolo. Lui è lui. Nonostante sia di una bravura umiliante, umiliante verso gli altri, perché cazzo, è bravo. È competente, è giusto, è centrato, è in gratitudine, è proprio molto, ma molto bravissimo. E allora quello che mi è balenato in mente, visto che io filtro tutto con il network, quindi io vedo un bicchiere filtrato con i miei filtri da networker, quindi vedo anche la sua bravura filtrata dai filtri del networker, mi sono chiesto, una persona del genere sicuramente avrà il suo successo finanziario, ma quanto? Cioè, quante persone possono fare quello che fa lui? Piuttosto mi sono chiesto quest'altra domanda. Quante persone può aiutare?
proprio da un punto di vista finanziario io ti parlo, perché sono un fermo sostenitore che puoi aiutare le persone in mille modi, ma se non gli dai uno strumento per monetizzare, alla fine, cioè, uno può essere il più esaltato del mondo sempre di fronte a un computer e guadagnare 1.000 euro e non gli hai portato nessun beneficio, finché non gli dai anche lo strumento. Ed è questo che apprezzo nel network marketing. Diamo crescita e strumento. Pam! Quindi facciamo il pilota e diamo la macchina. No, vai forte. Perché va più forte una persona, un pilota non bravo in una Ferrari che Hamilton in una 500. Quindi ci vuole lo sviluppo personale e lo strumento. Uniti, vai dove vuoi. E nella formazione tu lavori sulla persona, che per carità è sacro. Ma se questa persona non avrà modo di trovare il giusto strumento, non potrà mai, mai cambiare la propria vita. Mai avere più opzioni, mai avere più scelte, mai avere più soldi perché lo strumento deve essere efficace. E quindi mi sono dato la risposta, ho detto nessuno, non può aiutare nessuno. Cioè li aiuta in quello che fa, ma non gli dà anche lo strumento per cambiare la sua vita tra un mese. E gli ho detto, cazzo, lui è bravissimo, di successo, ma non può aiutare la gente che aiuto io. E gli ho detto, ma le persone di successo, se conoscessero che magari possono fare network, certo per soldi, è normale, perché una persona che ha successo vero e che ha soldi sicuramente sta cercando un modo per farne di più, perché sa che tenerli in banca li perde, quindi li investe in immobili, nel training, eccetera, eccetera. Probabilmente un problema grande del network sano è che non devono investire soldi, ma investono la faccia, quindi tu investi la tua credibilità, la tua faccia che vale più dei soldi nell'industria del network, perché sarai in grado di aiutare tantissime persone che lo faranno solo perché lo fai te. Che lo faranno solo perché lo fai te, solo perché lo fa una persona credibile, con influenza. Ovviamente devi sapere di entrare in un'azienda sana, che fa qualcosa di sano, che forma bene le persone, con una leadership sana, cioè che ha impatto. Però veramente pensaci, perché oggi siamo nell'era della gratitudine e della condivisione. Non funziona più come una volta dove il successo era molto materiale ed era solo nostro. Oggi se sei concentrato sul materiale e solo sul tuo, fai una brutta fine nel giro di 2 anni. Ti do 2 anni di vita, perché è un mondo diverso da quello di 15 anni fa. Oggi siamo per la condivisione, per la gratitudine, e sono sicuro che tu sarai premiato se entrerai nell'industria del network marketing. Ma non significa entrare, ti scrive, ma no, studialo il network marketing, studia il network marketing, studia le aziende che vanno bene, studia i numeri che fa, scegli l'azienda, mamma mia, no scherzo, scegli l'azienda, vai a vedere che questa azienda abbia tutto per aiutare, non te, che guadagneresti comunque, la persona media, la persona normale, la persona comune, perché sono loro poi che dovranno fare il percorso di crescita che tu magari hai già fatto fuori dal network marketing. Ma quelle persone normali lì lo faranno solo se lo fai te, perché sono tutte quelle persone normali che conosci che non avranno mai le capacità fuori dal network marketing di raggiungere quello che hai raggiunto te, perché tu l'hai raggiunto per determinazione, per n fattori, infiniti fattori che si sviluppano in decadi. Invece, una persona è che una persona normale, cioè uno su 1.000 può fare quello che hai fatto te, no? Nel mercato tradizionale, nell'impresa tradizionale, nel network marketing no. Perché una volta che una persona normale si dà tempo di sviluppare certe skill, il guadagno è certo, certificato, perché non si basa sul prodotto, ma sulla leadership. Quindi, se tu sei una persona di successo, ti invito a pensare che non ci sono solo i soldi nella vita. Abbraccia la parola successo in senso lato, c'è l'impatto che hai sugli altri, la possibilità di aiutare, hai l'impatto sulla community, anche far guadagnare a 1.000 persone 1.000 euro nel tempo libero, che si sommano a quelle dello stipendio, quanto vale, quanto può appagarti, quanto può soddisfarti? E ti assicuro che, come ho visto io, di quelle persone normali, prima o poi uscirà qualcuno che ha davvero fame e che seguirà le nostre orme, che quindi diventerà di successo incredibile dentro a questa industria e di contro anche fuori, perché tu sai bene come me che una volta che che realizzi e raggiungi certe capacità, puoi aver successo nel network, puoi aver successo fuori, alla fine cambia solo la macchina, ma se c'è il pilota arriva il risultato. Per cui veramente sono stato dispiaciuto della bravura dell'imprenditore che sto ascoltando, perché non può impattare sugli altri come io ho impattato nel network, dove ho portato più di 60 persone a guadagnare oltre 10.000 euro al mese, ne ho portate più di 250 a guadagnare più di 5.000 euro al mese, 2 milionari, eccetera, eccetera, e infinite migliaia a guadagnare da 500 euro al mese in su. Quindi ti invito a fare questa considerazione: perché non valutare qualcosa, di mettere la tua credibilità in uno strumento molto serio, insegnato all'università,
che è il network. In un'azienda sana, non in un ponzone, se no ti giochi tutta la credibilità che hai costruito nelle decadi, solo per dare la possibilità a gente normale che ti ascolta di avere la sua di possibilità. Attenzione, non è beneficenza, perché non è beneficenza, ma ne assume le vesti. Ne assume le vesti. Quindi, perché ti assicuro che se porti gente normale, grazie alla tua credibilità, dentro un'azienda di network sano, quelle persone ti ringrazieranno per tutta la vita. Quindi valuta che non c'è solo il guadagno monetario materiale nella vita, c'è anche un guadagno più grande, di appagamento proprio, egoistico personale, e no? Magari sei in un'azienda dove ti senti di non aiutare gli altri, perché magari, sì, certo, dai lavoro ai dipendenti, ma magari gli dai 1.000 euro al mese, sai che potrebbero avere di più in realtà. Quindi dentro di te ti senti anche un po' in colpa, tra virgolette in colpa, non mi fraintendere. Quindi qua puoi metterne in uno strumento che gli dà infinite possibilità. Magari quella persona vale 3.000 euro al mese, qua le può andare a guadagnare. E quindi proprio un appagamento tuo personale nell'aiuto, oppure c'è un aiuto di tipo sociale, perché tanta gente cresce a livello personale dentro questa industria, perché magari nell'azienda... In un'azienda tradizionale non li formano, qua li formiamo gratis e quindi quello che imparano qua ha impatto anche fuori, nelle relazioni della loro famiglia. Insomma, valuta, almeno valuta. Non ti dico di entrare, però almeno valuta, perché so che comunque anche se sei un imprenditore, anche se hai successo, anche se hai soldi, come mi ha insegnato il mio mentore, so che ti metti i pantaloni prima con la gamba destra e poi con la gamba sinistra, oppure prima con la gamba sinistra e poi con la gamba destra. La morale è che sei una persona come me e tutti siamo persone con due gambe, due braccia, due occhi, un naso, eccetera. Quindi so che dietro all'imprenditore o imprenditrice di successo c'è una persona che comunque è mosso, siamo più o meno mossi tutti dalle stesse cose e sicuramente la contribuzione, l'impatto, l'aiuto verso gli altri è qualcosa che appaga qualsiasi essere umano, che lo voglia poi condividere oppure che se lo voglia tenere per sé, è lo stesso. Tanta gente fa beneficenza in pubblico, tante persone fanno beneficenza dietro le quinte perché non gli va di condividerlo. Non mi interessa, ma so che puoi essere appagato, quindi ti invito a valutare il network marketing. Ciao ragazzi, torno al corso. Bye bye.